Ciao Noemi, ciao Cristina, ciao Ale. Benvenuti a tutti, ciao Irene. Hello my friend, hi. Questa sarà una diretta metà in italiano, you caught me, yeah. Metà in italiano e metà in inglese, farò un po'. C'è anche il gatto, eccolo qua. Ciao Chiara, quante persone, oggi non dovete preparare chissà che cosa, no? It's a lockdown, New Year's Eve in Italy. Ciao Rossella. Ok. Ciao. Da Boca Raton. Ciao, buon anno nuovo. Che belli che siete, da quanti paesi ci siete? Ok, allora intanto spero che stiate passando delle buone feste. Adesso sta arrivando anche il secondo gatto che farà casino. E volevo augurarvi una buona vigilia dell'anno nuovo per oggi, di passare una giornata serena. Sarà una giornata di lockdown quasi per tutti. E poi soprattutto un buonissimo anno nuovo per l'anno passato. Ringraziare tutti quelli che ce ne sono alcuni tra di voi, tutti quelli che hanno studiato con me, tutte le persone che mi hanno commissionato lavori, che hanno creduto in me, a cui piacciono le cose che faccio. Spero che continuate a seguirmi, spero che lavoreremo ancora insieme. Ai miei studenti dico: continuate così perché siete tutti bravissimi, tutti speciali. E non fermatevi, continuate a studiare la calligrafia. E poi voglio farvi vedere i fiori che faccio con il flourishing. Così, ciao Patrizia. Così poi salvo la diretta, rimane, quando volete ve la riguardate. Just quickly in English for those who are following from outside Italy, I'm going to make a demonstration of the brush flowers that I do with pointed pen cartouche, and I'm going to save the live so you'll be able to re-watch everything in case you need. And of course, wish everybody a wonderful 2021, filled with blessings, with letters, with wonderful teachers, with happiness and love and health. Bene, andiamo a girare. Aspettate che mi preparo qua la cosa, che io con la tecnologia ultimamente ci faccio un po' a botte. Allora, giriamo la telecamera, coda del gatto inclusa. Ok, allora si dovrebbe, aspettate che fiondo il gatto. Molto bene. Allora, I'm working with a plastic crafty pad, because I've been using watercolor these days, so I didn't want to drop anything on my desk. Allora, vediamo se la luce è abbastanza, se no accendo anche l'altra. Vediamo un po'. Peggio. Ok, vediamo di farcela con la luce naturale se riusciamo. Sì. Ok, allora, vi faccio vedere quello che uso io per fare questi fiori. Molto semplice. È l'acqua brush della Pentel. La trovate in Amazon in mille posti. E ci faccio questi fiori qua. Adesso ve li faccio vedere. Aspettate che sposto il telefono. Hi, hi guys, how
How are you doing? Eccoli qua. Vedete come sono fatti? Sono proprio... Non l'hai mai usata, Elena? Io ti consiglio di provarla un po', perché ci si fanno delle cose davvero belle. I'm using this simple aqua brush from Pentel to do my three leaves flowers, which are outlined using a simple pointed pen nib. I usually work with a Hunt 101, and it's the same color that I'm using. It's really so easy. I'm going to demo this in black now. And I'm using, I'm using scraps of the Canson watercolor paper. It's, let me see, it should be the 300, yeah. It's this one, 300 grams, and it's Canson, okay? And again, for the flower, I'm using the Pentel Aqua Brush. Easy peasy. I pick a color. I'm going to go with black now, but you can go with any color, the color of your choice. And you really don't need to load much color on your brush because you want that watercolorish effect on your on your flowers. Now I'll explain it in Italian. Be patient. Dicevo che la carta è Canson acquarello da 300 grammi. Per Irene che mi sta seguendo, vedi Irene che la Canson ha degli usi, non si può usare con tutti gli inchiostri, però... Ok, e poi, sempre con lo stesso colore, faccio prima la parte delle foglie, ovviamente dei petali, con il colore caricato pochissimo. Vedete quanto poco l'ho caricata? Solo la punta. Voglio che il colore sia concentrato sulla punta, e che dal serbatoio gli arrivi l'acqua, no? Perché lei è continuamente carica d'acqua. E mano a mano che voi scaricate il colore, poi sulle setole arriva l'altra acqua. E quindi quando posate il pennello, prima scaricate i pigmenti e poi col secondo tratto, perché ogni foglia è fatta di due tratti, ogni petalo, vi arriva... la parte acquosa. C'è la Elena. Okay, I was explaining that I really do not load much my brush. I want the very tip of the brush to be loaded with color, and I'm not picking that much color. I use the cover of my jar because there's where I can I can pick up as much color as I need. If I would dip my brush directly in the jar, I would pick too much color, and that would we can try it both ways so you see the difference. But I want to reach a watercolorish effect. And what happens is that you're going to download the pigment with your first stroke, and the second one, because each petal is done in two strokes, so you're going to put down the very colored part with your first stroke, and with the second one the water coming from your reservoir is going down, right? So you get this nice watercolorish effect. And of course, the texture, if the brush is a bit dry,
right? So we are going to do that now, so you can see. Adesso lo facciamo direttamente. Scusate per la... Ok, così forse la l'illuminazione è meglio. Mi alzo un po'. Ok, comoda, comoda, così mi guardo nel telefono. Yup. Fantastico. Allora, io di solito parto dall'esterno del petalo e vado verso il centro. E la cosa... Vedete quanto schiaccio? Poi gli faccio la punta esterna del petalo e lo ritocco. Se voglio ritoccarlo, gli posso... Poi vado avanti, giro il lavoro. Cerco di non farli attaccare troppo, cioè di non farli troppo vicini. E poi... Faccio prima i tratti esterni. Poi se voglio caricare un pochino di più qui dove ho... dove mi è rimasto un pochino d'acqua, basta che vado a farmi appena così. Però è bello anche che siano un po' diversi, no? Ok, adesso questa me la sciacquo, perché vi voglio far vedere con il nero, non rende così tanto. Adesso vi faccio vedere con altri colori. E poi con lo stesso... con lo stesso inchiostro mi faccio il contorno senza andare fino in mezzo, voglio solo che sia appena appena delineato. Adesso ho sotto il pad di plastica e non mi scorre la mano, quindi faccio anche più fatica di quanto dovrei. Ok. Poi in mezzo fate i vostri puntini come vi pare, usate il pennino, usate un pennello piccolino. A questo punto avete tre punti naturali dove possono uscire i flourish, no? Che sono le intersezioni dei petali. Ma prima di farlo vado a disegnare qualche fiore chiuso, e per farlo basta che fate il corpo centrale. Adesso mi giro il lavoro così vado, ho lo spazio e sviluppo il disegno in questo senso. I'm going to do one or two more flowers of those who are blooming, not really open, and to do so, let me zoom out a bit. Okay. And to do so, I've got the first petal, which is really a fat one, and I want it to be nice and round. Okay, and then the side ones, right. Like that. You don't need to overdo. If you want, you can put a couple beneath here, and be sure that they're a little pointy. Okay, and maybe you can do one completely closed, which is just like that, and then you outline, do the same. Okay. Provided that your nib is correctly working, and mine wasn't. And I leave the very bottom open because I want to do that with my nib.
So I'm closing the part. Vedete che sto chiudendo il basso, non lo disegno, lo faccio, cioè non lo disegno con il pennello, lo faccio con il pennino. Quando sono pronta, vado a collegare tutto in modo irregolare, non c'è bisogno che creiate. A questo punto ho... Hi everyone! A questo punto ho qualcosa a cui posso aggiungere i miei flourishing. E... This is where I start to add my flourishing, okay? And I've got a natural direction to do so because I've... And depending of the layout of your card or of your page... you want to follow the flower plant, okay? So in this case I've got this curve here, so I'm going to do this in a nice oval and maybe do this, and then you don't really need to add so much. It's just small accents that you add, and you don't want to, because it's very concentrated, the color. So if you add too much of this concentrated pigment, your eye would pick just the parts that are darker or more concentrated, and they won't see the flower and the illustration. So you don't want to, because it's not the flourishing is just an add-on. Okay, ciao Maria Francesca, and if you have the room to do so, you may want to to do a bigger flourishing and then add a few accent here and then and there. Okay. Eccolo. Quindi vedete come è semplice. Io adesso l'ho fatto velocemente, non ho fatto qui, sicuramente c'è qualcosa che manca. There's something missing here. And this is because I really do, I normally do flourishing in threes. Ne faccio sempre tre, questa è una regola che non mi sono inventata io, me l'hanno insegnata, è molto più bello e sta in piedi. Quando sono fatti a gruppi di tre, in realtà ci dovrebbe essere potrebbe esserci anche qualcosa qui, perché c'è una parte, però insomma qui non c'è stata progettazione, non c'è niente, era solo per farvi vedere come costruirlo. E ne faccio uno con un colore diverso. I'm going to do the same with a brighter color so you can see, and I often use fountain pen inks to do these flowers, just because I love the colors that come with fountain pens ink, and I don't have, I'm too lazy, I don't want to mix inks to get the right colors, so I just pick a fountain pen ink and go. And when I want to do, let me pick this pink. When I want to do gouache, and I love to do this, my students know it, I pick white gouache and then add my favorite fountain pen ink, which in this case was... I wanted to show you here.
here. Be patient. I'm gonna pick the bottle, which is really not reachable. Okay, now. Per fare questo colore sono partita dalla gouache bianca e ci ho aggiunto, eccolo qua, l'inchiostro della Pilot Yamabudo. Questo è un colore splendido, lo vedete un pochino illuminato, si vede dalla bottiglia, no? È un viola molto intenso e quando lo diluite ha delle sfumature bellissime. E ve ne basta veramente una goccia nella gouache bianca per ottenere un rosa quasi intenso come questo. Adesso lo mescoliamo così. Questa qui tra l'altro è anche vecchia, vedete che... Aspettate che prendo un pennello, altrimenti... Quando lo lasciate riposare, riposare, ovviamente la parte di gouache, i pigmenti della gouache cadono in basso e sopra rimane la parte acquosa dell'inchiostro e dell'acqua che ci aggiungete. Poi ci mettete qualche goccia di gomma arabica se volete. Questa la uso sia per i pennini a punta fine che per fare questi lavori di decorazione, diciamo. È un pochino coprente, quindi dovete fare attenzione quando caricate il pennello, l'acqua brush, perché se lo caricate troppo vi fa proprio l'effetto tempera, no? Allora fatemi chiudere il nero prima di fare danni, perché io in questo sono veramente maldestra. Ok. Allora... So what I was telling now, what I was saying now in Italian is that I do this starting from white gouache and adding the Pilot fountain pen ink, which gives me beautiful shades of colors. And I can use this mix both for my brush works or for my pointed pen works. I add usually I add few drops of gum arabic and it's ready to go. When I use it with brushes, I just pay attention that I don't pick too much color, because if I overload my brush, it will not only be very saturated on the paper sheet, but since I started the mixture with white gouache, it will be covering my paper, so it will really behave like gouache. It's substantially, yeah, it's basically gouache. Okay, so I really want to pick and dilute using the water coming out from the aqua brush tool and dilute it until I have the right amount of color. E questo, il fatto, diventate poi un pochino più cioè vi regolate meglio mano a mano che la usate. E guardate, questa qui non so chi di voi la usa, ma più la piegate, vedete che ritorna subito indietro. Quindi deve avere, se usate un altro pennello ovviamente potete farlo, l'importante è che abbia la punta tonda che finisce a goccia, tipo questa qua, e che abbia una bella molla di ritorno, insomma che le setole non siano super morbide. Adesso io sto lavorando, non vedo. Ok. La cosa
carina di questi fiori è che potete lasciare i petali molto distanti uno dall'altro, perché dopo tutto il lavoro che fate a punta fine può andare a inserirsi negli spazi che avete lasciato. Quindi non abbiate paura, magari pensate, addio, ho sbagliato, cose del genere, non c'è niente di sbagliato. Poi con il lavoro a punta fine potete recuperare tutto. Ecco qua. Poi se proprio ho voglia di... adesso io di solito non lo faccio perché non sono un acquarellista, ho imparato il minimo che mi serviva per fare le mie cose, però immagino che si possono anche sfumare un pochino di più, eccetera, eccetera. Io tendo a fare tutto, come dire, al primo colpo. E poi se voglio proprio aggiungere appena appena un pochino di colore, ecco, metto poco a poco acqua, eccetera. Insomma, le tecniche proprio di base, no, non è questo il mio mestiere. Volevo solo farvi vedere che questa è una cosa che un attrezzo che abbiamo tutti e lo potete usare per fare queste cose che sono carine e veloci e sono belle da mettere su una card. Su una busta, insomma, sono abbastanza di soddisfazione, ecco. Non sono complicate da fare. Poi, se volete fare, vedete che qua l'ho caricato un pochino di più e non ho quell'effetto granuloso che ho ottenuto qui dove avevo le setole un pochino più asciutte. Però potete poi cambiare anche la saturazione del colore sulla punta e fare qualcosa di più scuro, come se fossero, vedete? Ed è bello anche che ci siano delle variazioni nei buchi che fate, no? Poi ne potete fare quanti volete, però l'effetto è questo. Guardate quanto si va veloce. Perché poi in realtà la cosa che succede è che, come posso dirvi, è proprio come se foste in natura, no? Non avete bisogno di andare, ed è la caratteristica di questa illustrazione che uso io. Non c'è bisogno che sia super preciso, non è la precisione che stiamo cercando, no? È l'insieme, poi andando ad aggiungere la punta fine. E poi con la stessa gouache vado come ho fatto prima, però questa volta ovviamente senza l'acqua, quindi vado ad intingerla proprio come se fosse un inchiostro, e questo gli dà appena appena un pochino di differenza di tono, no? Gli aggiunge, e anche questo qui non voglio che sia super perfetto, ripeto. I was saying that I don't want my petals and my flowers to be perfect. It's not a botanical illustration. It has to be quick, because you're maybe addressing an envelope to a friend or making a card. So it's not the illustration, the main part of your card. Of course, it's your writing, but it's nice to be able to add some decorative elements, which are, like I would say, in nature, beautifully imperfect. Right. So you really don't need to spend much time, and maybe, oops, sorry. Maybe the first times you will do everything much slower because you don't have you're not used to see the hole, and you're not used to draw this. But if you do this several times, you'll see that you will become
quicker in doing it, and your hand will be firm enough. So, and of course, don't be afraid that you're losing, you're leaving too much empty room, because you still have to add your flourishing. So you've got elements to add. And again, it's not the quantity of elements that you're adding, it's how you're filling the space. You don't want to have one side, let's say, empty and the other one overfilled. So be careful where you want to put your strokes. And since I'm working on a scrap now, I can't really add too much flourishing. But if I was on a bigger sheet, I would use this kind of this kind of decoration to do something. Let me pick a pencil to show you. I would use this kind of decoration to do maybe a corner. Let me think. Okay, so this is the side. Okay, so I've got my flower here. And with all the rest of the decoration, okay, so my flourishing could go this way and maybe do something like this, ending with three dots. If it was a border or a frame to your page, and do the same on the other side, right? So, well, that's it. Ecco qua. Dico in italiano velocemente quello che ho detto adesso in inglese, che qui ho lavorato su un pezzettino di carta molto piccolo, quindi non riesco ad aggiungere, e ho fatto i fiori grandi perché li poteste vedere, però immaginando di usare lo stesso tipo di composizione che ho fatto qua, questo andrebbe benissimo per un angolo, e potrebbe essere tipo qui, ve l'ho fatto stilizzato, tutta la parte dei vostri fiori qua, e poi uscire proprio da questa parte, uscire da questo petalo qui e fare questo tipo di flourishing, no? Qui così, un rimbalzo e fuori di nuovo. E questo fa tipo una cornice, no? Qui potete decidere se mettere il vostro il nero qui e poi di nuovo qui, perché lo farete voltati dall'altra parte e tirando verso di voi, no? Quindi decidete voi dove metterlo, lavorate in questo modo. E sono tutte cose possibili, poi insomma uno, però diventa carino, perché immaginate che ci siano, ma qui forse riuscite, non so se riesco a farvelo vedere, a immaginarlo, però questo flourishing dovrebbe uscire dai fiori, ok, e continuare nel bordo. Questo è solo bene, ok. Questo era la mia demo di fine anno, un piccolo regalino, non mi avete mai visto farli, spero che sia di ispirazione anche a voi. Io veramente li ho scoperti per caso, scusate dei rumori, ma ho staccato il telefono dal suo supporto. Allora, adesso però sta veramente diventando... Fatemi girare qua. Ecco. Ok.
Eccomi qua. Allora, avete visto che fate tanti fiori e usate le cose che avete a casa. Vedete che magari, ma niente, figuratevi, io ci sono arrivata, vi dicevo, li ho fatti per caso l'anno scorso, dopo che avevo seguito un corso con Etherald, e provando a fare delle cose mi è venuto fuori questo primo fiore. Grazie, ciao Monica, ciao. E da lì insomma ho cominciato a farli e mi sono piaciuti e li ho usati così. Ok, hi Joy. Bene, allora, time to say bye-bye and thank you everyone who was in the live. Oh my gosh, thank you. Stay safe, people. Take care. I'll see you in 2021. There are lots of new things to come. Be positive. It will be fine. Everything will be fine. We are having the best we can right now. So let's all be happy of what we have. What to say? Joy, I posted a story today. I wanted to thank you, CSIG newsletter is wonderful. It was such a great pleasure to be, and I'm doing my envelope exchange. I will post the second envelope for December and January. It was lovely to meet other pointed pen lovers and see how much work you're putting and everybody is putting into it. It's just inspirational to do more and to share more. Okay, so aspettate che non vedo i vostri commenti perché senza gli occhiali non vedo. You all guys, thank you for following. Grazie a tutti per seguire e passate un buon ultimo dell'anno. Iniziate bene domani, tanto vi rivedrò molto velocemente perché ci vediamo martedì sera. Buon anno anche a voi. Happy New Year, everybody. Buon anno. Ciao. Mille baci. Ciao.